Abbiamo adesso in collegamento telefonico il nuovo commissario della provincia di Catania, Giuseppe Romano, insediatosi ieri pomeriggio. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Eccomi, Per buongiorno, eccomi, buongiorno. lei si tratta di un ritorno in città dopo anni da prefetto, come vive questo nuovo incarico? Beh, come vivo questo nuovo incarico? Intanto mi fa piacere anche di questa occasione che mi dà la sua televisione di fare gli auguri ai cittadini di Catania, ma anche a quanti abitano nei rimanenti comuni della provincia, visto che l'incarico riguarda appunto il commissario straordinario della provincia. Beh, lo vivo bene, anche se devo dire che non voglio creare eccessive aspettative perché bisogna sapere che questo incarico è molto limitato nel tempo, in attesa di vedere quale eventuale figura avrà l'amministrazione provinciale. Questo lo dico anche per estrema correttezza, ecco. Infatti le province vanno verso la soppressione, appunto quale sarà il suo compito fino al prossimo 15 febbraio, quali gli Ma obiettivi? il compito sì, mi pare che la domanda è veramente pertinente. Il compito è di assicurare che l'amministrazione provinciale continuerà ovviamente ad esercitare le proprie competenze e quindi a garantire i servizi che la comunità provinciale deve giustamente vantare. Questo dico, mi pare che è l'unica garanzia che il commissario nell'arco di 45 giorni deve dare. E poi so che c'è un tema scottante, riguarda un po' tutto il paese, riguarda anche Catania naturalmente, il problema dell'occupazione del lavoro. Su questo dico con estrema correttezza che così giusto ieri anche per via anche di quello che mi è stato riferito, l'amministrazione provinciale ha scarsissime risorse, quindi non sono previsti investimenti. Mentre mi sento di garantire anche che nell'eventualità della trasformazione dell'ente la garanzia del mantenimento del livello occupazionale per tutti i dipendenti e anche di quella società che gestisce tutta una serie di servizi. Questo sì, ecco, lo dico questo con estrema correttezza, quindi due punti fondamentali. L'incarico è molto limitato nel tempo. Quindi scade fra 45 giorni in attesa di vedere che ci siano novità legislative, poi si vedrà. Prego, Io la ringrazio e le prego. auguro tanti auguri anche a lei di Ancora buon auguri, anno auguri a da parte di tutti, tutta la nostra grazie di redazione. nuovo.